Ieri sera, per la gioia dei tanti telespettatori del Vallo di Diano e del Lago Negrese, si è andato in onda su Striscia la Notizia il servizio dedicato all'ex ferrovia siciliano Lago Negro. 100% Brumotti, nel mese di novembre infatti, insieme al suo simpatico maggiordomo e la sua troupe, ha girato un tipico reportage sulla linea dismessa. Il campione di bike trial inviato del programma di Antonio Ricci si è girato per il centro di Polla a bordo della sua inseparabile bicicletta. La prima tappa doverosa alla stazione, dove Brumotti ha potuto divertirsi con la sua inseparabile bicicletta tra i binari morti. Poi è stata la volta di Padula, dove la stazione rispetto a Polla è molto diversa. Come si vede dalle immagini, l'ex stazione di Padula si trova nel più totale abbandono, come anche Lago Negro, altra tappa di Striscia. Striscia la Notizia, che fa risaltare ancora di più la questione ferrovia, per la quale sono stati spesi 180.000 euro per uno studio di fattibilità. A questa somma poi bisognerebbe aggiungere i fondi per il ripristino, che oscillerebbero dai 50 ai 400 milioni di euro. Appunto per Antonio Ricci e i suoi autori, che segnalano quotidianamente gli errori TV e dei telegiornali. Lago Negro in grafica compare in provincia di Salerno, invece che risultare come doveroso in provincia di Potenza. Semplice errore del popolare programma o provocazione per la grande Lucania e le vicende connesse tra Lago Negro e Salernitano? Probabilmente Striscia, grazie a questo errore geopolitico, ha fiutato un'altra notizia della nostra realtà storicamente terra di mezzo.